Siamo giunti quest'oggi a Città Sant'Angelo, precisamente nell'ex convento di San Francesco. Buongiorno al dottor Sergio Spinelli, presidente della Renato Curi Angolana. Le voglio fare una domanda un po' sibillina. Renato Curi Angolana, l'originale. Sì, hai perfettamente ragione, Mario. Io te l'ho detto perché siamo tra l'altro amici da tanti anni. Renato Curi Angolana per un motivo molto semplice. Nel 1998 l'Angolana era in promozione dopo aver preso e incorporata la squadra di Villa Serena, che era la Serena, si chiamava così, Villa Serena, che era stata costruita dal dottor Nicola Petuzzi. Nicola, con l'Angolana, nel 98 acquistò dal dottor Daniele Ortolano, acquistò praticamente la Curi, la Renato Curi, che veniva dalla vecchia storia della Marconi, e una parte di questa Renato Curi la diede al Pescara, che era un settore giovanile, e tutto il resto lo prendemmo qui a Città Sant'Angelo, compreso Grosso, compreso altri che poi praticamente hanno fatto la carriera che hanno fatto. A maggior ragione di quello che tu mi chiedi, sai cos'è? È il numero di matricola che esiste in federazione. Cioè noi rinunciammo alla matricola angolana del 49 e facemmo restare quella della Renato Curi. Quindi se vogliamo una società che dura ancora nel tempo è la Renato Curi, che è l'unica in Abruzzo. Perché chiedo scusa, dottore, è l'altra dall'altra parte? L'altra, quella che si spaccia per Curi, non è nulla se non praticamente il nostro vecchio settore giovanile di Poggio degli Ulivi, dove l'avvocato Claudio, che io saluto sempre perché gli voglio sempre bene, Claudio era con noi insieme a qualche altro e stava a Poggio degli Ulivi insieme all'Angolana. Quella era la storia di Poggio degli Ulivi, non della Curi. La Curi poi si sono inventati loro questo nome, ma non esiste. È praticamente un abuso quello che fanno loro, perché la Renato Curi è unica in tutta Italia e la matricola ce l'abbiamo noi. Quindi perciò si chiama Renato Curi Angolana, che venne fuori dalla fusione per incorporazione di questa società. Molte grazie, dottor Sergio Spinelli, è stato limpido e soprattutto esauriente nel spiegarci questo passaggio. È un fatto anche tecnico-civilistico, se vogliamo, perché non è un passaggio così di fantasia, è un passaggio che passa attraverso un atto pubblico di statuto, di codici e quindi praticamente di proprietà. La proprietà diciamo della federazione e dell'Angolana oggi, tant'è vero che nel 99-2000 poi rifacemmo lo statuto insieme al dottor Peruzzi e al dottor De Cecco, che arrivò l'anno dopo, e lo statuto prevede denominazione Renato Curi Angolana. Quindi è inutile che discutiamo su questo fatto. Io lo rispetto Claudio come rispetto anche gli altri, però potrebbero fare a meno di spacciarsi per Curi. Non lo sono, guardi Mario, non lo sono affatto. Molto bene, continuiamo la nostra passeggiatina, è stato un piacere stare ai microfoni di Telemax. Raccoglimento per l'alpinista Matteo Martellini. L'Angolana si presenta in campo con 7 fuori quota, altezzosa come se fosse una bella donna, gagliarda e forte come il proprio logo. Il drago, nato da un'idea di un mitico presidente nel lontano campionato del 1968 e 69. Stiamo parlando di Leonardo Petruzzi. Portò con sé anche gli attuali colori sociali, il nero e l'azzurro, essendo all'epoca un sostenitore dell'Inter. Oggi gioca contro il Capistrello da velleità da primato. Fischia Valerio Di Cola di Avezzano. Un primo tempo veramente parsimonioso di azioni da gol. Sorprende il Capistrello, sornione e poco incisivo. Per l'ottimo organico che si ritrova il trainer Antonio Torti, riesce a fare poco. Solo questa impennata al minuto 6 dalla bandierina Franchi. Palla buona per Fabi. Palla in out. La giovine angolana c'è. Al 33esimo, direttamente da calcio di punizione, Filomarino. Sallustri è attento. E con questo che si chiude il primo tempo.
Nella ripresa non so cosa abbia detto negli spogliatoi il coach Luciano Miani ai suoi ragazzi, sta di fatto che l'angolana è tutta un'altra storia. Subito Ruggeri ci prova, tiro forte centrale, Salustri, palla in corner. L'angolana ci crede, ancora un'altra occasione, primo minuto, Cellucci, tiro, cross troppo forte per Ronzini. Quarto minuto, contatto in aria tra Bianco e Ruzzi. Ripartenza a razzo dei nero-azzurri, Ruggeri fa tutto bene fino alla conclusione del suo appoggio a Cellucci. Poteva e doveva tirare. Rivediamo il tutto in slow motion. Ma nel momento migliore il capistrello segna, siamo al minuto 26. Franchi in verticale per Camara, da quella posizione non può sbagliare. Infatti 0-1. L'angolana non si scompone, anzi accelera. L'epilogo e questo è sì, è il pareggio meritato, quello griffato al 32esimo minuto da Cellucci. 1-1, quarantesimo, ancora Ruggeri sprigiona questo tiro ben parato da Salustri. Reazione rovetana al 44esimo, Franchi è la sua specialità, ma è solo traversa. Rilevante l'ingresso in campo di Damario, immatricolato tanto per cambiare 2001. Adesso ascoltiamo un po' i due tecnici. Tonino Torti è un primo tempo completamente da archiviare, tutto nella ripresa, 1-1, è contento, così. Sì, il primo tempo effettivamente non l'abbiamo giocato, l'abbiamo lasciato a loro, anche se poi grandissime azioni da gol non ci sono state. Poi il secondo tempo abbiamo messo diversamente in campo i ragazzi, abbiamo cercato di vincere la partita, non ci siamo riusciti, però sicuramente il secondo tempo è stata un'altra partita. Luciano Miani, eccolo con noi, insomma una partita interpretata nei migliori dei modi, forse la più bella, insomma 1-1, molto stretto. Sì, contro una grande squadra, una signora squadra, e la classifica parla da sola e quindi la motivazione era giusta, ma credo che da, come dicevo con i ragazzi, da questa settimana si deve respirare un'aria nuova e ricominciare da capo un campionato che forse ci deve qualcosa.